Siamo nella regia di Reggio TV perché questa puntata di Tam Tam la dedicheremo all'informazione. Ovviamente non potremo rappresentare tutte le forme di informazione che ci sono a Reggio Calabria, ma cercheremo con alcuni contributi di alcuni colleghi e spostandoci ovviamente in città, in qualche redazione, di dare un'idea di quello che succede dietro le telecamere e ovviamente dietro i giornali. E iniziamo proprio da qui perché inizieremo a fare un giro per la nostra emittente per vedere come si realizza il telegiornale, come si monta un servizio, quali sono alcuni, ma soltanto alcuni, dei trucchi che vengono utilizzati per la realizzazione di un filmato, di un servizio speciale, naturalmente chi è impegnato in questo delicatissimo compito. OGR verso la chiusura, in attenzione ai 200 lavoratori che da mesi non ricevono lo stipendio. Pregio città di mare, dibattito promosso dal Circolo Vento. Apriamo con la vicenda Salini, una vicenda legata ad un filo sottilissimo. Le riunioni romane purtroppo sono state annullate. Sono iniziative voi per la metallizzazione della città di Reggio, in via Scamane, Casalino. Il cinema è spesso finzione ed anche la televisione talvolta rasenta la finzione. In questo caso non si tratta di una finzione perché noi ci siamo introdotti nello studio del telegiornale, nel corso di un telegiornale, per andare a sentire quali sono le emozioni, le sensazioni che si provano tra una pausa, tra un servizio e l'altro. Andiamo subito ad avvicinarci velocemente, sperando che il tempo del servizio ce lo consentirà, al nostro direttore. Buongiorno, siamo in una pausa, l'informazione abbiamo detto che spesso è finzione, non nel telegiornale dove l'informazione assume un tono tutto particolare. Realtà, serietà e un'attenzione millimetrica, direi, perché abbiamo di fronte migliaia, decine di migliaia di spettatori verso i quali abbiamo il dovere religioso, lo sostengo sempre continuamente, di dare le informazioni corrette, esatte, per servire l'informazione, per servire la verità e per essere aderenti alla realtà del nostro territorio. Molte volte può capitare però qualcosa di strano nel corso del telegiornale o tra una pausa, tra un servizio e l'altro. Talvolta i telespettatori se ne accorgono, altre volte no. Due automobili, una Fiat Punto e una Nissan Patrol, sono state incendiate la notte scorsa in distinti episodi a Reggio Calabria. La Punto, di proprietà di un pensionato, è stata bruciata in le sbarre superiori, mentre il fuoristrada che apparteneva ad un bracciante agricolo è stato incendiato a San Gregorio, nella zona sud della città. Tra pochissimo parleremo di Regina, Viola e Capo Sud nella nostra pagina sportiva. E ovviamente non si sono accorti i nostri telespettatori che noi stavamo per entrare in diretta. Direttore, allora cosa può accadere nel dietro le quinte del telegiornale di strano, di simpatico? Ma di tutto, vedere anche i tecnici, i nostri collaboratori dietro le telecamere che ti fanno il segno di per un servizio che non può andare, uno che salta, un altro che ancora deve essere montato perché è realizzato soltanto qualche attimo prima di andare in onda, oppure per un problema audio, un problema video, oppure per segnalare la presenza di qualche ospite importante, perché abbiamo anche questa buona abitudine di presentarci ai nostri ascoltatori proponendo anche in diretta ospiti significativi, importanti, non solo politici ma anche uomini dello sport, del mondo dello spettacolo, dell'arte, della cultura. Quindi ci sono sempre dei movimenti, però nessuno se ne accorge guardando la televisione, soprattutto in diretta, quello che succede dietro le telecamere, non solo dietro le quinte. E poi i rumori, poi i messaggi, il dialogo costante, continuo che c'è con tutti i collaboratori, con chi è preposto alla messa in onda del servizio.
Abbiamo soltanto qualche altro secondo di tempo dello spot. Antonella Giordano, c'è sempre emozione ad andare in diretta per il telegiornale, anche se ormai insomma siamo tutti un po' abituati? Sì, l'emozione c'è sempre, anche se comunque si va in onda tutti i giorni e sempre comunque in diretta. Un avvenimento, un episodio particolare che ti è capitato durante la diretta, tipo la collana che si rompe, che è successo? Sì, diciamo molto spesso qualche servizio che a volte non va in onda per problemi tecnici, però bisogna avere la capacità di andare comunque subito avanti. La scaletta dice che adesso c'è la pagina sportiva. E qui si sta lavorando alla scenografia di Medicina in Diretta, l'appuntamento settimanale di Reggio TV con l'informazione scientifica e naturalmente con le informazioni mediche. E noi oggi abbiamo fatto un salto nella redazione Regina del Quotidiano per vedere che aria si respira lì, abbiamo scambiato qualche chiacchiera con alcuni nostri colleghi e seguiamole assieme e poi torneremo per parlare ancora della nostra televisione. Il quotidiano nasce nel giugno del 1996, quasi per scommessa, perché le precedenti iniziative editoriali di carta stampata in Calabria e Reggio Calabria in particolare erano puntualmente fallite. Una scommessa che però alla lunga, dopo gli iniziali sacrifici, si è rivelata vincente, non perché siamo riusciti a superare tutti i concorrenti o perché siamo riusciti a diventare il quotidiano numero uno in Calabria o a Reggio, ma perché siamo un'alternativa alla carta stampata per tradizione che c'è da sempre a Reggio e in Calabria. Una realtà editoriale giovane, tanti giovani che stanno crescendo proprio con il giornale. Ovviamente uno degli argomenti principe di questi giorni riguarda la cronaca politica, nel senso che l'approssimarsi delle elezioni ovviamente alimenta le tensioni, il nervosismo tra i partiti e fatti magari banali che diciamo in un altro contesto troverebbero poca eco vengono gonfiati a dismisura. È chiaro che un giornale come il Quotidiano, che si occupa dell'informazione locale, quindi accanto ai grandi temi di attualità, di cronaca, di politica, di giudiziaria, di spettacoli che possono catalizzare l'attenzione generale, cerchiamo di trattare anche tutti quei piccoli avvenimenti, quelle piccole iniziative che altrove magari stentano ad avere spazio. In questo caso stiamo preparando appunto la pagina della cronaca politica del Quotidiano, che generalmente è la terza pagina, e sopra vediamo una pagina in costruzione. Abbiamo alcuni articoli relativi alla polemica sul decreto Reggio, le reazioni alla relazione del procuratore regionale della Corte dei Conti Nicola Leone, ovviamente la difesa del sindaco Falcomatà e le reazioni queste qua dei partiti, in questo caso del coordinatore provinciale di AN. Chiaramente in questo periodo gente che è stata in silenzio tutto l'anno improvvisamente si rianima, diciamo, poi ovviamente tutti i cittadini potranno accorgersi, diciamo, se uno è candidato o no, dalla vivacità con cui quest'ultimo saluta magari quando passeggia sul corso Garibaldi. Ovviamente noi giornalisti ci siamo abituati, il nostro compito è quello un pochino di filtrare le notizie e tra tanta polemica cercare di trovare un succo, qualcosa di costruttivo. La nostra redazione centrale sta a Cosenza, però la nostra qui a Reggio è una redazione provinciale, nel senso che oltre ad occuparci della cronaca cittadina ci occupiamo anche della cronaca di tutta la provincia. Ci sono appunto dei colleghi che coordinano gli altri colleghi della provincia, di tutti i centri più importanti della Locride, della Tirrenica, e quindi c'è questo raccordo di notizie che vengono dalla provincia e che noi poi materialmente sistemiamo sulle pagine. È il redattore che, dopo aver impaginato graficamente l'articolo scritto da un altro collega, ne
e lo titola con occhiello, sottotitolo, inserendo la fotografia e con la didascalia della foto. La sera poi, una volta completato il prodotto, lo spediamo, diciamo, bello e pronto alla redazione centrale. E alla redazione centrale, dove le pagine arrivano naturalmente sulla scrivania del direttore e del caporedattore, e controllano quello che è stato il nostro lavoro, nel senso se ci sono degli aspetti che dal punto di vista tecnico, dal punto di vista della impaginazione, che non vanno bene, dopodiché vanno subito in stampa. Il nostro stabilimento sta appunto a Cosenza, dove c'è la redazione centrale. Calabria ha ormai quasi la stessa età del Consiglio regionale, cioè nasce nel 1974 ed è all'inizio un bollettino che esce saltuariamente. Dall'85 invece esce regolarmente come mensile e ha questo formato di magazine della regione, cioè non è soltanto l'organo ufficiale, la rivista di notizie e commenti, ma è anche un'uscita, diciamo, del Consiglio regionale sui temi dell'attualità. Tiriamo 25.000 copie ogni mese e abbiamo circa 20.000 abbonati in Calabria soprattutto, ma anche in Italia e all'estero. E quindi questo è un onere per noi, perché significa farci leggere dalla gente più comune, dalla gente più semplice. Cioè, abbiamo lettori di strati molto popolari, abbiamo molti lettori che leggono solo Calabria. Questa legislatura ha l'occasione fondamentale di revisionare le norme base dell'esistenza della regione. Sarà costituita una commissione per le riforme istituzionali e Calabria ha tutta l'intenzione, ha già cominciato col farlo, di supportare il lavorio dell'Assemblea Legislativa Regionale. Le regioni in Italia stanno vivendo un momento di grave difficoltà dovuto al fatto che nel 99 è stata introdotta una riforma della Costituzione, la numero 1, che ha sancito l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale. La qualcosa ha sovvertito l'insieme delle regioni. Calabria vuole essere un elemento di sostegno, vogliamo supportare l'attività costituente fornendo materiale di dibattito, riflessioni, facciamo quindi interviste con esperti. I bizantinismi tante volte della politica difficilmente si conciliano con le esigenze di divulgazione che abbiamo noi giornalisti, di comprensione. Delle sofisticate posizioni politiche non sono sempre intellegibili, tante volte per noi giornalisti, figuriamoci per il cittadino che lavora, per le donne che vanno a fare la spesa o per i giovani soprattutto. Noi ci proviamo mettendo insieme un rigore nel seguire il lavoro del Consiglio regionale, tutte le sue articolazioni, e anche la curiosità di raccontare questa regione, di raccontarla al Consiglio, all'istituzione, e di raccontare all'istituzione quello che succede in Calabria, cioè l'attualità, la cultura, l'informazione in generale. Da circa 2 anni Calabria è anche una testata che viene diffusa su internet attraverso il sito del Consiglio regionale, che è www.calabria.org, e in questo sito i lettori, insomma i navigatori, anzi potranno trovare appunto il sito, che il link che è Calabria Informa, che è una sezione dedicata appunto all'informazione sull'attività del Consiglio, sull'attività dei gruppi, e da qui si possono attingere con un aggiornamento continuo che è costante, diciamo, le informazioni del Consiglio regionale che possono interessare anche al cittadino comune. Dove stanno andando i giornali? Cosa leggeremo nei prossimi anni? Come e con quali supporti ci arriverà l'informazione? Il mondo del giornalismo è alla vigilia di una radicale trasformazione. Per secoli l'informazione è stata sinonimo di stampa, poi è arrivato internet e negli ultimi 5 anni la parola d'ordine dei grandi gruppi editoriali è stata dalla carta alla rete. Cioè come convertire i processi produttivi e organizzativi per creare giornali online a partire dalla carta. Uno scenario ormai esaurito e, come a volte accade nelle rivoluzioni, da ribaltare. La nuova parola d'ordine è dalla rete alla carta. Al progetto stanno lavorando tutti i principali gruppi editoriali e la svolta è dietro l'angolo, anzi ha già una data, fine 2000, inizio 2002.
In difficoltà appare in questo momento, strano a dirsi, l'informazione online, che in America ha fatto il suo primo grande tonfo e a Londra sta naufragando. Segno evidente è che chi vuol leggere il giornale ama sfogliarlo, toccarlo, tornarci su per riflettere, ma inutile negarlo, il fascino della tecnologia e di internet è indiscusso. Noi abbiamo cercato di capirci un po' di più parlando con Mario Meliadò, che ci ha illustrato il nuovo.it. Naturalmente l'avvento di internet ha condotto alla nascita di nuovi siti e di nuovi portali informativi. Uno in particolare particolarmente importante è sicuramente il nuovo.it, il quotidiano online pensato dal gruppo Ebiscom. Lo vediamo adesso, è tematizzato proprio come un giornale. A sinistra vediamo che ci sono le varie sezioni: Paese Italia, Esteri, Europa, Politica, Economia, Spettacoli, Sport, Culture, Star Bene, Tecnologie, e poi le due sezioni dedicate a Milano e Roma, cioè le due realtà metropolitane più importanti del paese. Ogni sezione è poi articolata, vedete il nuovo Politica in questo caso, la sezione e la politica è poi articolata proprio come una pagina di giornale, quindi con i suoi editoriali, in questo caso come vedete puntatore di evidenza, nord e sud i problemi non vanno divisi, un prezioso fantasma chiamato astensione sul mezzogiorno, quindi l'astensionismo, due dei problemi fondamentali del dibattito politico in questo momento, poi la sua apertura in questo caso sulla polemica tra Casa delle Libertà e Ulivo a proposito della vittoria finale alle politiche amministrative di primavera, l'election day naturalmente, e poi giù via con le altre notizie in perfetto ordine gerarchico per tutta la pagina da un lato. Dall'altro naturalmente c'è tutta una serie di notizie tematizzate in base alle quali, per esempio, se noi andiamo a cliccare su una delle altre sezioni, ad esempio l'economia, una notizia economica, adesso si sta aggiornando chiaramente il sito, ci può essere un po' di traffico, quindi può richiedere il passaggio da una pagina all'altra anche quei 4-5 secondi, adesso che ci sono i modem più veloci, altri meno attrezzati possono richiedere qualche secondo in più. Ecco, e vedete, guardando sulla sinistra ci sono gli altri link, sottolink della sezione economia, quindi mercati in linea, finanza, Italia, estero, fisco e pensioni, lavoro. Quindi ogni notizia può essere tematizzata e pensata lungo tutto quest'arco del sito. Sulla destra vediamo per ogni sezione le notizie in primo piano, in questo caso l'incontro BPOP Carire, oppure le notizie che arrivano da Morgan Stanley e poi altro, e poi naturalmente anche i magazine, quindi gli speciali praticamente online del nuovo.it, che vanno dai giochi, dagli speciali sui videogiochi nuovi, allo speciale che riguarda proprio la vita in cittadina metropolitana, specialmente serale a Milano, ai dinosauri, fino agli Italian Music Awards. Quindi sono degli speciali che rimangono in linea particolarmente. C'è da dire che sicuramente i giornalisti, nel trattare le notizie per il multimediale, debbono porsi di fronte a un frame, a una cornice differente, soprattutto in termini di contestualizzazione della notizia. È chiaro che il consumatore delle notizie via internet non è il consumatore delle notizie attraverso il giornale cartaceo, vuole un'informazione dinamica, agile, più breve possibilmente. Già la brevità è un consiglio che si dà a tutti i giornalisti, che dovrebbero fare della sintesi la propria arma principale, il proprio scudo contemporaneamente, ma per i siti internet è assolutamente un must, quindi brevità nei titoli, nei testi e grande significatività nel modo di presentare la notizia, possibilmente corredata di immagini e, come abbiamo visto prima, anche di file sonori, per esempio gli MP3, o di file multimediali come per esempio i video, che possano consentire una più vasta gamma di supporti attraverso i quali scegliere e costruire da sé la propria informazione. E non è un caso se molti siti, come per esempio anche siti molto cliccati, quelli di Mediaset o altri TG multimediali che poi sono andati in onda, sono andati in rete, voglio dire online, hanno consentito ai navigatori di costruire da sé il proprio TG, il proprio telegiornale, andando a operare un'accurata selezione delle notizie da inserire nella rassegna. Una sfida interessante sia per chi legge che per chi scrive, e che coinvolgerà 94.000 studenti della penisola. Molti giovani sognano di fare i giornalisti, ma tra una pagina scritta e un programma in TV non hanno dubbi, preferiscono il teleschermo. Sicuramente la televisione è molto più utilizzata del giornale, perché la televisione sono cose fatte proprio in diretta, il giornale deve
deve informare di cose successe ore prima, non c'è l'effetto diretta. E quindi forse anche per questo la gente preferisce il fascino del tubo catodico alle colonne di un giornale. Oggi la scuola è in prima posizione nei linguaggi multimediali. Non è più possibile portare avanti il lavoro scolastico con i sistemi tradizionali. La multimedialità è uno strumento indispensabile per i tempi moderni. Nella nostra scuola, a Scuola Media Alcide De Gasperi, abbiamo utilizzato proprio lo slogan della multimedialità come immagine della nostra scuola. E i nostri ragazzi non soltanto sono attivi nel elaborare un giornalino scolastico intitolato La Arrua della De Gasperi, ma hanno costruito anche un sito in internet attraverso il quale diffondiamo per mezzo della rete internazionale le attività che si svolgono nella scuola. I ragazzi sono molto entusiasti, ogni volta questo giornalino cerchiamo di farlo sempre più bello, sempre più interessante, perché io ci credo molto, però anche i ragazzi giustamente vengono coinvolti. Ci riuniamo, stabiliamo una scaletta e poi, una volta preparati gli articoli corretti, vediamo di fare il mena boi, lo impostiamo, insomma certe volte viene più sostanzioso, più interessante, abbiamo qualche critica, qualche volta cerchiamo di correggerla, comunque un bel lavoro, io sono molto entusiasta perché ci credo tanto. Viene impaginato al computer, come programma viene utilizzato Publisher, Microsoft Publisher, programma professionale. Si parla di attualità, sport, fantasia, articoli che fanno in classe addirittura anche, disegni, qui possiamo notare i poeti, abbiamo molti anche piccoli poeti. Lui si occupa dei programmi informatici, lui è la mente tecnica. Io sono più che altro il supervisore dei vari tipi di articoli. Io gestisco una mia rubrica che si chiama la rubrica delle interviste. Io ho intervistato personalmente alcuni personaggi del nostro rione che hanno molto, molta importanza, molto peso. Ho recentemente intervistato il presidente della circoscrizione e il parroco, e arriverò sicuramente anche a intervistare il preside. Il presidente sicuramente farà corna, perché sa che le mie domande sono un pochino al veleno. Ciao! Appuntamento quindi per domani con Mario Galimi e per la vostra curata. Un proseguimento di giornata. Grazie per te. Per me di sicuro è un'esperienza particolarissima, forse più degli altri, perché ho 19 anni, quindi sì, avere la possibilità innanzitutto di entrare in questo mondo fantastico che è il giornalismo così in una giovane età è sicuramente di per sé una cosa fantastica. Poi entrare, addirittura trovarsi sballottati in questo fantastico mondo che è la Serie A, sicuramente è un incentivo in più. Addirittura ci sono i miei colleghi, uso questo termine anche se sono giovani, li considero come sempre dei colleghi da cui imparare. Purtroppo hanno svolto, purtroppo tra virgolette ovviamente, hanno svolto questo lavoro negli anni difficili, negli anni della Serie B, negli anni della Serie C, negli anni più bui per quanto riguarda la società Amaranto, mentre io mi sono ritrovato così all'improvviso in questo mondo, catapultato nel mondo del giornalismo ma anche nel mondo della Serie A, quindi un incentivo in più per svolgere al meglio il mio lavoro. Lo faccio con molta umiltà, soprattutto consapevole dei miei mezzi, cercando come sempre di migliorare attraverso il lavoro, attraverso soprattutto l'intensità e la voglia di emergere in questo che considero davvero un lavoro splendido, il lavoro che ti può dare delle soddisfazioni importanti. Poi devo ringraziare anche il direttore Marino e anche il nostro editore Lamberti Castronovo, che mi ha dato la possibilità soprattutto di emergere, di farmi conoscere alla gente, di propormi in questo, ripeto, fantastico mondo. Se faccio dei ringraziamenti, ovviamente devo citare anche i miei genitori e soprattutto mio padre, che non rappresenta per me un maestro, bensì il maestro. È un lavoro storico. È qualcosa che non si può spiegare. Essere in diretta con un telegiornale, essere all'esterno con una telecamera, è come curare la scenografia del mondo, cioè il mondo tu te lo curi, te lo crei come se fosse una fotografia, te lo stabilisci insomma con la telecamera. E ricordatevi che l'operatore è quello che si fa, arrivato a casa, altre 2-3 ore di televisione. È quello che si fa, 3 abbonamenti al satellite per vedere cosa fanno gli altri. Cioè
cioè tu ripeti con la telecamera determinate cose, ma devi vedere anche quello che fanno gli altri. È così. Ecco, amici di Reggio TV, attraverso la trasmissione Tantam avete visto tanti spaccati del settore giornalistico, la carta stampata, internet, le radio ed ovviamente anche la televisione. Ma è altrettanto importante, questo è un consiglio che diamo sicuramente a quanti volessero intraprendere questo tipo di attività, fare giornalista è ovviamente molto bello, molto affascinante, però è importante pure sapere e capire su quali media poi bisognerà lavorare. Capita spesso non solo a me che ho la fortuna di lavorare non solo in televisione ma anche con alcune radio e con la carta stampata, che la notizia deve essere, tanto per usare un argomento, un vocabolo a noi caro, deve essere rimpastata più volte la stessa notizia, anche perché la radio, il target della radio è un target molto particolare, la notizia deve essere molto molto snella, in televisione è ancora diverso, per la carta stampata ancora di più. È proprio questo il consiglio che ci sentiamo di dare a coloro i quali volessero intraprendere questo tipo di mestiere, questa professione che sicuramente è affascinante. È importante scrivere bene, ma soprattutto è importante sapere dove il nostro pezzo dovrà essere visto, dove dovrà essere letto oppure dove dovrà essere ascoltato. Ed uno dei compiti dell'informazione, dei vari media, radio, giornali e televisioni, è proprio quello di far avvicinare il cittadino alle istituzioni e nella speranza di risolvere dei problemi. Ed in quest'ottica partirà un programma su Reggio TV, telefonate in diretta, ospiti in studio, nella speranza di offrire un servizio e soprattutto di risolvere i vostri problemi. Dai trucchi illusionistici delle prime esperienze storiche fino alle moderne apparecchiature che consentono il controllo completo dell'immagine, la storia della televisione corre parallela a quella della tecnologia. Da qui effetti speciali, dai più semplici, la dissolvenza incrociata o le tendine oppure il movimento dell'inquadratura, fino ai più complessi come il chroma key. Il chroma key, adesso vedremo l'effetto alle mie spalle, è quella sistema che consente una sovrapposizione di due clip. Una parte di una clip viene resa trasparente in modo tale che sia visibile contemporaneamente la parte dell'altra clip. Quindi è possibile così creare scenari differenti. In questo momento noi siamo davanti al Consiglio regionale e creare quindi nuove scenografie e nuovi sfondi. È possibile anche entrare all'interno del Consiglio regionale, anche se ovviamente nella realtà questo accade soltanto di rado. Abbiamo fatto vedere soltanto alcuni di questi effetti speciali che è possibile utilizzare producendo televisivamente. E noi siamo in conclusione di questo appuntamento di Tam Tam. Abbiamo avuto moltissimi ospiti, siamo stati negli studi di Reggio TV, nel dietro le quinte di quella che è una giornata tipo di questa televisione. L'appuntamento con voi è per la prossima settimana. Arrivederci. Arrivederci.